Elezioni comunali 2024, vediamo nelle principali città italiane come sono andate, chi sono i nuovi sindaci, quelli eletti. Per quanto riguarda lo schieramento di centro-sinistra, Bergamo, Reggio Emilia, Cagliari e Prato vanno proprio al centro-sinistra, mentre invece Ferrara, Pescara e Forlì vanno al centro-destra. Sono questi i risultati fotografati dalla tornata di elezioni amministrative che ha riguardato circa 3.700 comuni dell'Italia, 8 e 9 giugno, che c'è stato anche il voto però per quanto riguarda le elezioni europee e quello regionale in Piemonte. Va bene? Vediamo chi sono cioè i sindaci eletti al primo turno. Abbiamo a Ferrara Alan Fabbri della Lega, quindi centro-destra che strappa la città, toscana per eccellenza. Per quanto riguarda invece Pescara, va a Carlo Masci, okay, su cui il centrodestra aveva letteralmente raccolto lui come personaggio nuovo. Per quanto riguarda invece Gianluca Zattini, sostituto dal centrodestra, è stato riconfermato nella città di Forlì, in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda invece Bergamo, passa al primo turno Elena Carnevali, donna politica di centro-sinistra. Per quel che riguarda invece Prato, la città di Prato, città stupenda, nonché magnifica, ubicata in regione toscana, abbiamo Ilaria Bugetti, che è la nuova sindaca di questa città toscana per eccellenza. E poi abbiamo a Cagliari Massimo Zedda, che ottiene di nuovo il suo terzo mandato di sindaco di questa magnifica città. A Reggio Emilia invece il sindaco è Marco Massari, ed è un sindaco di centro-sinistra. Centro-sinistra allargato invece a Modena, dove è stato eletto lo stesso Massimo Mezzetti. Bene. Per quanto riguarda invece Sassuolo, il centro-destra perde a favore di Matteo Messini, è lui il nuovo sindaco, e diciamo così quindi che è il sindaco di centro-sinistra. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, una buona giornata, Leandro, un narrato italiano.